pillole di Non Solo Suoni. Ben ritrovati, anche oggi parleremo di Roberto Vecchioni, ritenuto uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano, sicuramente con uno stile personalissimo che gli deriva anche dalla lunga carriera di insegnante di lettere, professione questa di cui si trovano molte tracce nei testi delle sue canzoni, ma anche poeta, attore e scrittore. Il successo nel campo musicale arriva da alcuni brani degli anni 70, come Lucia San Siro o Samarcanda, ai quali è spesso associata la sua immagine quantomeno giovanile. Ma negli anni 90 si trovano altri successi, uno su tutti Voglio una donna del 92, che gli vale la vittoria al Festival Bar. Arrivando agli anni 2000 continua il binomio musica-letteratura, ad esempio con la cattedra alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Torino, come docente del corso Forme di Poesia per Musica, tra il 2001 e il 2003, materia che poi insegnerà anche a Teramo. È invece nel 2006 che torna al Festival di Sanremo, dove duetta coi Nomadi con il brano Dove si va. Nel 2009 tra i cantanti che incidono la canzone Domani 21/04/2009 per le vittime del terremoto dell'Aquila. Nonostante la malattia, prima un infarto poi un tumore, Vecchioni torna all'attività in pubblico e in particolare nel 2011 al Festival di Sanremo, che però questa volta vince con Chiamami ancora amore. Ottiene anche il premio Golden Share della Sala Stampa Radio e TV e il premio della critica del Festival della Canzone Italiana Mia Martini nella sezione Artisti. Se a convincerlo a tornare all'Ariston era stato Morandi, conduttore della Kermesse, è proprio con Morandi che Vecchioni conduce nello stesso anno il programma televisivo musicale 2. Le partecipazioni TV non finiscono qui. 2 anni dopo è ospite di Amici di Maria De Filippi, dove tiene delle lezioni sulla storia della musica italiana. E sempre nel 2013 esce il singolo Sei nel mio cuore, che anticipa il nuovo album Io non appartengo più. Il 2013 è un anno speciale anche perché sembra che Vecchioni sia stato candidato al premio Nobel per la letteratura insieme a Bob Dylan e Leonard Cohen, anche se per regolamento la notizia non può essere confermata dall'Accademia. Se a livello di produzione musicale Vecchioni non ha realizzato nuovi prodotti, sono molte le attività parallele. Per esempio, oltre ad aver ricevuto il Dante d'Oro per l'opera Omnia, ovvero il riconoscimento dell'Università Bocconi, dove insegna anche il linguaggio dei testi delle canzoni, l'artista milanese recita molto. Interpreta se stesso nell'ultima puntata della 9ª stagione di Un medico in famiglia, dove canta una delle sue canzoni più famose, Chiamami ancora amore. Recita anche nel 2014 nel film di Sergio Castellitto, Nessuno si salva da solo, dunque per il cinema. Molto impegnato nel sociale, sia a livello nazionale che nel paese dove vive, di Vecchioni si può raccontare anche una curiosità. Appassionato di enigmistica, partecipa a raduni e scrive da anni per una rivista del settore, firmandosi con uno pseudonimo. Diversi libri pubblicati e ancora diversi anni fa in carriera c'è stato spazio anche per una TV diciamo particolare, con un programma come Tele Bigino su una TV locale lombarda, aiutava gli studenti a tradurre dal latino o dal greco in diretta. Si stima infine che i suoi album abbiano venduto oltre 6 milioni e mezzo di copie.